Quando si è posto il problema di realizzare delle opere sulla via Francigena, credo che per un artista si ponga un problema iniziale, quello della tematica, cosa fare? Un'opera a sé stante che sia poi un orpello messo su un luogo senza nessuna qualificazione, cioè un oggetto esteticamente privilegiato che vive di vita propria e che non crea nessuna relazione con il luogo dove è posato, oppure calarsi nella sua tematica all'interno del significato, un significato poi antico come quello della via Francigena e che appartiene alla memoria collettiva proprio di tutti quanti noi, non solo italiani, ma è una cosa europea. I cammini sacri toccano tutta l'Europa. In realtà io ho cercato di seguire questa strada. Cinque opere, no, non sono cinque opere. È un'opera in cinque episodi, così come è un viaggio con cinque tappe. Un viaggio che ha una partenza dove chiaramente si decide cosa, che strada intraprendere e che è intrapresa da persone di origini e qualità umane e culturali completamente diverse. Un viaggio sacro, laico, o piuttosto un viaggio interiore. In tutti e tre i casi, nel momento in cui si intraprende un viaggio di questo tipo, c'è un atteggiamento di spiritualità che si inserisce nell'azione stessa. E non è assolutamente possibile prescindere da questo, altrimenti si farebbe semplicemente del turismo. Invece è un viaggio che attraverso tutte le impressioni che il paesaggio, quello che si incontra, le persone che si incontrano, pongono all'interno di chi lo compie, crea un ulteriore viaggio che è quello interno, di trasformazione. Qui c'è molta sacralità. Quindi ho cercato di dividere il lavoro con cinque aspetti, un punto di partenza dove in qualche modo si lasciano dietro quelle che sono le memorie della propria infanzia, del proprio passato, il colore, la natura, il colore della propria infanzia che diventa trasparenza, memoria, velo, per affrontare qualcosa di molto più duro, di molto più radicale, più forte, più coraggioso, che ci cambierà certamente. La seconda fase è quella di un cammino che lasci tracce. In un viaggio si trovano anche incidenti, ci sono incidenti, ci sono casualità, ci sono situazioni fortunate e altre meno fortunate. La storia non racconterà mai quello che è accaduto in realtà a tutti i milioni di pellegrini e tutti quelli che continuano a percorrere queste strade, ma sono impregnate di questi episodi. Successivamente la terza fase è quella proprio che in questo viaggio si incontrano degli altri diversi. È proprio questo incontro con la diversità che ci arricchisce ulteriormente. È un gruppo di esseri umani che incredibilmente da strade diverse e stimoli diversi trovano una stessa identica via, trovano una stessa direzione, diciamo pure, morale. Successivamente ci si può perdere lungo il viaggio, ci si possono trovare un'infinità di distrazioni, di deviazioni, occorre un'indicazione che spesso è la natura che ci dà, è un sentiero già percorso da altri, nudo, puro, senza orpelli, è solo un sentiero, come quello che fanno gli animali nella foresta, ognuno riconosce attraverso l'odore e il calpestato nel bosco qual è la via da proseguire. Alla fine del viaggio non resta che un respiro profondo dentro di sé, lasciare una traccia, una testimonianza di questo viaggio. Io ho interpretato così, quindi formalmente, in modo completamente diverso, tutto il lavoro che va considerato come unico lavoro. Devo però lamentare che purtroppo, malgrado le mie continue insistenze, uno dei lavori, il cammino, non è terminato, è in condizioni non accettabili e addirittura con dei massi messi sopra
casualmente, che non capisco, che non sono secondo le mie direttive. Dire che questa è una mia opera significa che lede la mia professionalità, quindi pretendo che venga tolto quel cartello fino a che l'opera non abbia l'immagine che deve avere da me, decisa e accettata. Grazie.